facciamo soft spoken in questo video perché ho il microfono lontano. E creatura, ciao, buonasera. Che spengo lo schermo del computer. Questa sera mukbang, dopo tantissimo tempo, mangiamo insieme i noodles. Wow, ho fatto questi noodles qui presi al Lidl. Instant noodles vegetable flavor Vitasia Thai style. Ready in 3 minuti, penso di averci messo di più. Però sono molto più formaggiosi perché ci ho sciolto dentro un tocco di formaggio verde di gorgonzola top. Ascolta, volevo farti vedere la cremosità, però come lo tengo? Che scotta. Super formaggiosi. Perché se mi segui su Instagram sai che mi piace il mio comfort food attualmente è noodles con del formaggio sciolto dentro, soprattutto il formaggio verde è il top. E sì, ahimè, non ho più pacchette. Non ho più pacchette, quindi vado di forchetta e mi dispiace. Le ho più, ne ricomprerò con anche delle belle forchette, eccetera, eccetera. Per adesso va bene così. La mia faccia è mezza tagliata perché volevo che si vedesse il piatto, quindi ho dovuto scegliere. E ho scelto, vabbè, taglio un po' di faccia, l'importante è che si veda questo ben di Dio. Super formaggiosi, super saporiti. Volevo farmi anche un contorno da schiaffare dentro. Però sarebbe stato un mix forse troppo strano, perché ho questa nuova ricetta che ho scoperto da Benedetta. Fatto in casa da Benedetta. E che sono praticamente i finocchi fatti in padella con le acciughe e le olive. È buonissimo. Si prepara super velocemente, è buonissimo. Perché la mia nuova passione sono i finocchi adesso. La verdura ovviamente, che all'inizio non mi piacevano, infatti in una live qualcuno mi disse che sono quella parola che ho, homof, ma io intendevo la verdura che non mi piaceva, ovviamente. E quindi adesso invece mi piace, quindi è tutto a posto. Mamma mia, creatura, devi provarlo se ti piace il gorgonzola, se ti piacciono i noodles alle verdure cucinati ovviamente con la mia tecnica. Ovvero, c'è scritto che ci vogliono 400 millilitri di acqua, tu ne metti 300, la fai bollire, ci schiaffi dentro la bustina con la polverina, ci metti poi, fai un po' sciogliere, poi ci metti dentro i noodles, fai assorbire quasi tutta l'acqua, ci metti l'olietto che c'è dentro e poi ci schiaffi dentro un bel pezzo di gorgonzola o qualche altro formaggio, però io ti consiglio col gorgonzola perché è un gorgonzola spray. Vengono super saporiti, super wow, buonissimi, cremosi. Non so se si vede la cremosità, forse no. Vorrei fartela vedere. C'è troppa luce sparata. E comunque in un video, forse l'hai già visto, forse no, comunque
Avevo rotto il treppiedi del microfono, questo qua che avevo comprato al Lidl mille anni fa. E gli ho già messo l'attacco, poi l'ho tenuto lì 8 giorni e adesso l'ho rimesso su e va bene. Wow, che culo, non devo neanche ricomprarmelo. Anche perché non, questo non saprei dove ricomprarlo, che mi sguglio se io ci mettevo anche i finocchi, che vabbè non hanno chissà quanto sapore, però con le acciughe gorgonzola praticamente morivo di sete tutta la notte. Senti qua, il trucco è schiaffarci dentro il formaggio quando c'è ancora un po' di acqua, e così si crea quella cremina, questa cremina. Questo è un video totalmente improvvisato, quindi non ho argomenti di cui parlare. C'è Sam che vuole entrare. Niente, ha grattato la finestra per entrare e poi non è neanche entrata e quindi ho richiuso la finestra e ho perso tempo per niente. Più comfort food, quelle cose che ti tirano sul morale. Quelle cose. A me piacciono i miscugli di cibi strani, che poi alla fine sono solo spaghetti e il formaggio non è che sia così strano, però il gorgonzola non è un gusto semplice, ecco, da accettare, perché non piace a tante persone. Nel weekend sto vedendo American Horror Story, la nona stagione, mi pare. Quella con spoiler, i vampiri, tipo. Quella pillola nera. Ok, quelli lì. Poi. Marea Rossa dovrebbe chiamarsi. E sono tipo a metà stagione, quindi. Probabilmente quando uscirà il video l'avrò già finita, quindi non ci sarà, non potrete spoilerarmelo. Poi sto guardando, avevo già visto le prime 2 stagioni del Collegio del Mistero, una cosa del genere, Las Cumbres, una cosa del genere in spagnolo,
E ho dovuto riguardare la seconda perché volevo vedermi la terza, però non mi ricordavo più niente, quindi mi sono riguardata la seconda. E poi, durante tipo, come papà, durante i pasti, così alla sera, siccome non fanno niente per TV e lui vuole guardare la TV, allora guardiamo Community, perché stavamo guardando The Young Sheldon, però io lo guardo su Prime e tipo la quinta e la sesta stagione, che sono le ultime, le hanno messe a pagamento. Perché? Che crudeli! E a me non andavo di spendere, oltre all'abbonamento, anche 4,99 € per guardare due stagioni. Ho detto vabbè, va a quel paese. Madonna, questa luce fa caldissimo. Va a quel paese e mi guardo qualcos'altro, però avevo voglia di qualcosa appunto di leggero. E allora mi sono rimessa a guardare Community, che io l'ho visto, ma non credo di averlo visto tutto. Tra l'altro lo vedevo anche qualche puntata qua e là a volte, perché lo davano per TV. E su Italia 1 forse, credo, se non sbaglio, o Paramount Channel, non mi ricordo in quel canale. Comunque so che lo davano, credo Italia 1 però, o Italia 2, vabbè. E quindi adesso me lo sto ricordando dall'inizio. Anche lì sono tipo 6 stagioni, una cosa del genere, ma ci sono tante puntate, sono anche brevi, tipo di 20 minuti, mi durerà un bel po'. Voglia di vedere cose divertenti, leggere. Quella è una serie molto leggera. Ci sono delle puntate che sono geniali. Ci sono dei personaggi che sono veramente stereotipi, però super divertenti. Allora c'è il figaccione di turno, poi c'è la ragazza tipo attivista, un po' alternativa. Poi c'è la studentessa secchiona e tutta per bene. Poi c'è la mamma di famiglia di colore, però che è divorziata e così, super cristiana. Poi c'è l'altra invece tutta carina e tutta vuole fartela perfettina, la santarellina ebrea, perché hanno tutti una religione diversa. Poi c'è l'attivista che ovviamente non crede in nessuna religione, neanche il figaccione. E poi c'è il vecchio, che mi fa troppo ridere, è uno dei miei personaggi preferiti, Pierce, che praticamente lui è tipo in una specie di setta, non si rende conto, pensa che siano buddisti, ma ha tutti i nomi strani come livelli di videogiochi. E poi combina sempre disastri e perché è un po' tonto e anche pasticcione, e poi è anche abbastanza ignorante, però vuole, pensa di sapere tutto lui, quindi è ignorante e arrogante, no? Però a volte è anche ingenuo, quindi mi fa proprio ridere come personaggio. È uno dei miei preferiti perché fa delle cose che dici, no dai, ma sei serio? E poi il mio personaggio preferito in assoluto è Abed, che è tipo, penso sia autistico, e è super nerd, fissato con i telefilm, i film, le serie, e con il cinema, che vuole fare il regista. E poi è tutto, è particolare, particolare come personaggio, mi piace, credo sia il mio preferito in assoluto. E dicono sempre tutti che è strano, sono io versione maschio praticamente, è indiano. E poi c'è Troy, che è quello sportivo, che però alle superiori era tipo il quarterback della squadra, il figo della situazione, invece lì si ritrova che ha fatto amicizia col nerd, è diventato una specie di nerd anche lui, e stanno sempre insieme, quindi si è ribaltata tutta la situazione. Quindi è molto più simpatico. E basta, mi pare che li ho detti tutti i personaggi principali, poi ce ne sono tanti altri, tipo
Basette a stella, che, no, che le ha detto tipo alla prima puntata il nome, poi non si sa più come si chiama, non mi ricordo più. Poi c'è un altro vecchio che lui fa i video su YouTube, i video assaggi su YouTube, e io ho detto no, adoro, tutti lo sfottono invece, cioè, tanta roba, a me, cioè, meglio li guarderei. Poi c'è il preside, che è tipo proprio strano. Poi c'è un professore antipaticissimo cinese che si chiama Chang, che insegna spagnolo ed è proprio antipaticissimo. Io non lo sopporto. Non lo sopporto proprio quell'uomo. Non so se conoscete la serie perché è vecchia e boh, non credo sia poi così famosa, perché di solito quelle che piacciono a me non sono tanto famose, tipo mi piace anche The Middle un sacco, perché c'è l'attore che fa l'inserviente su Scrubs, che è il mio personaggio preferito, l'inserviente su Scrubs, tra l'altro, perché mi fa troppo ridere. Tra l'altro ho scoperto che su Scrubs lui non ha un copione, lui improvvisa, tutte le scene sono improvvisate. Adoro. Comunque su Community, a me piacciono perché mi piacciono alcune serie perché hanno le puntate a tema durante l'anno in base alle festività, quindi c'è la puntata di Natale, la puntata di Halloween, che di solito è la mia preferita. Infatti della prima stagione la puntata di Halloween, spoiler, ma penso che se lo conosci, cioè è vecchio, quindi comunque vai a vederlo se non l'hai visto. Lo trovi su Amazon Prime gratuitamente. C'è Abed che si veste da Batman e lui diventa Batman, cioè si impersonifica proprio e fa troppo ridere. C'è Pierce che scambia le sue pastiglie tipo per il cuore con uno drogato lì, Basetta Stella, che gli dà degli acidi, quindi dopo ne combina in tutti i colori. Cioè veramente mi ha fatto troppo ridere, quelle puntate lì mi fanno troppo ridere. C'era una puntata anche che devo ancora arrivarci perché chissà che stagione è. Dove trasformano la scuola, l'università, il community college, in tutti i cosi tipo i fortini, quelli fatti coi cuscini. Tutte cose super demenziali, dici che fantasia che hanno avuto a fare queste puntate, perché cioè veramente cose assurde, è bellissimo per quello, è divertente. C'è un moscerino dentro il mio piatto e quindi niente, se non l'hai mai visto te lo consiglio perché è una serie molto leggera. Mi era quasi venuta voglia anche di riguardarmi Malcolm e però non so se c'è su Prime. Mi viene voglia di vedere quelle serie leggere che ho già visto, che però magari non me le ricordo, perché l'ho viste tanti anni fa e quindi magari mi ricordo qualche puntata, mi ricordo più o meno la storia, i personaggi, però non, magari non ho visto dall'inizio alla fine perché li guardavo appunto prima di avere Prime e su Italia 2 o Italia 1. Quindi magari c'erano dei pomeriggi che li saltavo di vedere perché avevo impegni. E quindi magari anche Lost tipo avevo visto fino a un certo punto, dopo non, ho perso qualche puntata, non ci ho più capito niente, però quello lì non è proprio nel mood di questo periodo mio dove voglio vedere cose rilassanti, cioè rilassanti, divertenti e spensierate. E in una puntata della prima stagione su Community. Su Community c'è anche Jack Black e quella puntata è stata esilarante perché cioè, ti fanno credere che lui sia sempre stato lì, ma tu non te ne sei accorto. E io ho detto, cacchio, io me ne sarei accorta se c'era Jack Black, mi, lo sarebbe, è diventato tipo il mio migliore amico. Cioè, adoro, è fantastico Jack Black. Come personalità, anche come attore.
Lo seguo su Instagram, fa di quelle cose fotoniche, fa dei video troppo divertenti. È proprio simpatico lui, creativo, cioè adoro. E poi Rocchettaro Metallaro, ci sta, cioè adoro e dovrebbe essere il mio migliore amico. E sto facendo fatica a finire il piatto perché sono in un periodo in cui mi sta un po' tornando l'ansia. Ma è giustificata, non è un'ansia giustificata come quella che avevo prima. Quindi vabbè, sto anche morendo di caldo, eh. Dopo comunque io me lo finisco con calma. Però non voglio sforzarmi qui davanti al video perché già prima mi stava venendo un po'. Forse ho tagliato la parte. Comunque vabbè. Ci mi ha visto mandare giù in modo strano, è perché appunto. Un po' un periodo così, ma perché ho finito di lavorare, adesso ho tante cose in ballo, tutte accumulate in questo mese perché voglio fare tante cose, perché non voglio perdere tempo, perché prima stavo a casa e perdevo tempo, invece adesso io non voglio perdere tempo. Solo che quando sono andata a parlare con la ragazza, la signora che lavora al centro per l'impiego mi fa, hai fatto già tutte queste cose, sono solo 15 giorni che hai finito di lavorare. Esatto, adesso. Facci piano, stai mettendo troppa carne sul fuoco, mi ha detto non mettiamo troppa carne sul fuoco. Allora ho detto vabbè, forse è per quello che ho l'ansia, anzi sicuramente, e per altre cose, che è giustificato comunque. E quindi vabbè, cercherò di prendermela un po' più con calma. È che io non voglio più perdere tempo e ne ho perso già troppo, quindi per quello. Anche perché devo farti un sacco di video, devo spiegarti un sacco di cose per. Che devi venire fuori anche tu dalla depressione, dall'ansia, ok? E anche per questo ho fatto questo video, così mi incentivavo anche a mangiare, perché io ho tutti i miei trucchetti per superare le cose e io voglio che le impari anche tu, creatura, ok? Allora, spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto compagnia, soprattutto perché non so se